Ok, ottimo. Allora parto io. Dunque, benvenuti. Comincio a condividere il mio schermo. Questa volta, insolitamente, ho delle slide che sono state originariamente preparate poche settimane fa per un intervento alla Biblioteca Nazionale di Lettonia e che poi ho tradotto in italiano e riadattato. Si vedono, giusto? Sì, Camillo. Perfetto. Allora, oggi parliamo di ontologia, ovviamente di Wikidata e di connessione a Wikidata di vocabolari controllati, un tema decisamente complesso che cercheremo di riassumere in poco più di mezz'ora per poi passare ad esempi pratici di utilizzo del principale strumento utile per lavorare su questo tema, ossia Wikidata Graph Builder. E anche quindi vedere qualche problemino dell'ontologia di Wikidata, almeno i più semplici, e qualche possibile soluzione. Allora, partiamo quindi da un indice, l'ontologia di Wikidata, come funziona, perché è importante, i problemi che ha, come trovarli, come risolverli, almeno quelli più facili, e suggerimenti per riconciliare i vocabolari controllati con Wikidata. E la presentazione in inglese comunque si trova online, la vedete linkata qui in cima, metterò online anche queste slide in ogni caso, penso già stasera. Ok, allora, l'introduzione all'ontologia di Wikidata. Innanzitutto dobbiamo chiarirci su che cosa intendiamo per ontologia, perché si trova questo termine usato riguardo a Wikidata in due modi un po' diversi. Da un lato si parla di ontologia per indicare più in generale, in senso lato, il modo in cui Wikidata modella le informazioni tramite le proprietà. Quindi è ontologia anche, ad esempio, il fatto che io scelga di usare occupazione sindaco oppure carica ricoperta sindaco, che sono due modi diversi per modellizzare una certa informazione, ma diciamo, secondo questo significato ampio di ontologia, possono essere appunto una sfaccettatura dell'ontologia di Wikidata. Tuttavia, diciamo, per questo significato più ampio di come Wikidata modella le informazioni, preferiamo, perlomeno io preferisco parlare di data model, di modello dei dati. E quindi io preferisco utilizzare ontologia nel secondo senso che vedete qui, un senso più ristretto, ossia per riferirmi all'albero concettuale di Wikidata, vale a dire l'insieme delle relazioni gerarchiche tra i vari termini concettuali stabilite tramite la proprietà sottoclasse di. Quando parliamo dell'ontologia di Wikidata in senso stretto, la proprietà fondamentale da guardare sempre è sottoclasse D e quindi nel seguito di questa presentazione parleremo di ontologia per riferirci appunto all'albero concettuale di Wikidata. A questo punto, come funziona l'ontologia intesa in questo senso più ristretto appunto di relazioni tra i concetti? Le due proprietà fondamentali non sono le uniche, ce ne sarebbe almeno una terza importante che è parte D, proprietà 361, però ecco, le due veramente importanti sono istanza D e sottoclasse D, che sono anche quelle più frequentemente confuse, infatti. E su queste proprietà c'è una pagina fondamentale di aiuto, questa qui, Help Basic Membership Properties, che ha anche molti esempi, alla quale consiglio sempre di fare riferimento, perché appunto la differenza tra istanza D e sottoclasse D è una differenza che ad esempio è sostanzialmente assente nei comuni vocabolari controllati, perché i vocabolari controllati in generale non hanno entità singole e quindi non hanno casi in cui hanno bisogno di usare istanza D. Quindi, diciamo, questa compresente di istanza sottoclasse può generare confusione, infatti genera confusione. Per cui, spiegazione generale di cosa sono queste due proprietà. Istanza D significa che l'elemento è un individuo appartenente a una certa classe. È quella, diciamo, ovviamente più comune e anche più intuitiva. Ad esempio, Mahatma Gandhi è istanza di umano, l'Oceano Atlantico è istanza di oceano, la Prima Guerra Mondiale è istanza di guerra, Roma è istanza di città e così via. Sotto classe D, invece, indica che tutte le istanze di questo elemento appartengono a una certa classe. Quindi presuppone che ci siano ulteriori elementi che possono essere istanza di quell'elemento. Ad esempio, io posso avere un singolo vulcano sottomarino, che sarà istanza di vulcano sottomarino, e vulcano sottomarino è sottoclasse di vulcano, perché tutti i vulcani sottomarini sono anche vulcani. Oppure,
tutti i filologi classici sono anche filologi, oppure tutte le guerre mondiali sono anche guerre, esempi generali. Quindi il fatto che un'entità abbia sottoclasse D implica due cose. Implica da un lato che ci possano essere altri elementi che sono istanza di quella cosa, e dall'altro istanza che comunque possono essere, diciamo, delle singole realizzazioni di quella cosa. D'altra parte implica anche che appunto tutte le cose che sono singole realizzazioni di quella cosa sono anche singole realizzazioni della categoria più generale a cui quella cosa appartiene. Quindi, ad esempio, io non posso usare, giusto per passare alla slide successiva, un elemento che rappresenta un'entità individuale. Sono sfuggite alcune O nella traduzione, ma poi le riaggiungerò. Un elemento che rappresenta un'entità individuale ha soltanto istanza di. Questo è fondamentale, cioè un elemento che ad esempio è una singola persona, un singolo comune, un singolo evento, ha soltanto istanza di. Tuttavia ci sono casi in cui un elemento può avere sia istanza di sia sottoclasse di. Ad esempio, biologo è una singola professione, ma è anche un tipo di scienziato e quindi ha istanza di professione ed è sottoclasse di scienziato. Questa differenza è fondamentale ed è premessa a capire tutto ciò che segue. Non è difficile, anche se poi l'applicazione in singoli casi può essere problematica. Poi vedremo comunque almeno un esempio che ho preparato. Alcune statistiche per vedere i numeri, sono prese un mese fa, ma non sono cambiate molto da allora. Su Wikidata, gli elementi che hanno sottoclasse D generalmente un solo valore, ma possono avere anche più valori di sottoclasse D potenzialmente, sono 4 milioni e 2. Quindi gli elementi che fanno parte dell'ontologia di Wikidata sono 4 milioni e 2, di cui 3,8 hanno anche istanza D, 0,4 no, ma va bene. L'altro problema che abbiamo cioè il fatto che ci siano 4 milioni e 2 di elementi che hanno sottoclasse D ci indica che l'ontologia di Wikidata è molto estesa, forse un po' troppo. Diciamo che appunto orientarsi tra così tanti concetti, tipo ovviamente il numero è così grande perché ci sono alcune categorie di entità che usano ampiamente sottoclasse D, ad esempio, se non sbaglio, tutti i vari geni. Wikidata ha catalogato varie migliaia, ma anche decine, centinaia di migliaia di geni umani, e tutti questi geni usano sottoclasse di gene, se non sbaglio, e quindi questo aumenta molto i numeri. Comunque, diciamo, sicuramente l'ontologia di Wikidata è molto ampia e questo la rende anche un po' difficile da gestire. Oltre a ciò, abbiamo il problemino che ci sono 2,2 milioni di elementi che non hanno né sottoclasse né istanza. Questo è un problema, cioè ogni elemento. Questa è proprio la regola generale. Ogni elemento deve avere o sottoclasse o istanza o entrambi. Se non ci sono nessuno dei due, è un problema e almeno uno dei due andrebbe aggiunto e ne abbiamo 2 milioni e 2. E poi abbiamo 110 milioni di elementi molto tranquilli che hanno soltanto istanza di. Ad esempio, abbiamo, se non sbaglio, 12 milioni di umani, 40 milioni di articoli scientifici, qualche milione di asteroidi e così via. Quelli lì non danno problema. Noi ci interessiamo a questi 4 milioni e 2 che hanno sottoclasse D e ci dovremmo interessare anche a questi 2,2 milioni di non classificati che andrebbero smaltiti nel corso del tempo. Bene, a questo punto perché l'ontologia è importante? Beh, diciamo la risposta breve è quella che vedete nel sottotitolo, cioè la coerenza dell'ontologia influenza l'efficacia delle query. Vediamolo più nello specifico. Se io voglio cercare in Wikidata tutti gli edifici di Pisa, per dire, oppure tutti i filologi che hanno studiato all'Università di Pisa, per far sì che io non perda anche, ad esempio, i filologi classici e i filologi romanzi, oppure per far sì che io non perda gli edifici religiosi, o più specificamente le chiese, o più specificamente le chiese cattoliche o le chiese valdesi e così via, io devo fare una query che include non soltanto ciò che è istanza di edificio, ma anche ciò che è istanza di qualcosa che è sottoclasse di edificio, sottoclasse di primo livello, di secondo livello, di terzo livello, di tutti i livelli. Perché se no io andrei a perdere sicuramente dei risultati. Quindi
Il fatto di includere tutte le sottoclassi ricorsivamente mi consente di non perdere risultati. E questo in linea di principio è un bene. Il problema è che se nella mia ontologia ci sono problemi, ad esempio, se io ho che biologo è sottoclasse di filologo, che è un problema, mi ritroverò una serie di biologi nei miei risultati che non mi aspetto. O per contro, se io invece non ho filologo classico come sottoclasse di filologo, mi andrò a perdere tutti i filologi classici. Quindi, appunto, il fatto che nell'ontologia ci siano relazioni di troppo o relazioni invece in difetto, cioè assenti, influenza sensibilmente i risultati delle query che faccio. Per questo l'ontologia dovrebbe avere tutte e soltanto le relazioni pertinenti, cosa che appunto è l'obiettivo al quale aspiriamo. Un altro aspetto importante è che appunto potrei avere delle query più lente se l'ontologia contiene ridondanze, contiene troppa roba, perché ovviamente il sistema, cioè il query service, per andare a capire ad esempio tutte le possibili sottoclassi di filologo le va a indagare tutte. Quindi se io ho una serie di cose non pertinenti che sono sottoclassi di filologo, il sistema comunque le andrà a vedere e quindi in ogni caso sono rumore di fondo che, diciamo, rende tutto ciò meno efficiente. Giusto per fare un esempio in diretta di questo meccanismo, prenderò il query service, aspettate un attimo, prenderò il query service e mostrerò un esempio di query per vedere la rilevanza delle sottoclassi. Allora, sbianco questa. Se io cerco select item, where item, appunto l'elemento si trova a Pisa, quindi WDTP 131 Pisa, 131 è l'unità amministrativa in cui si trova ed è istanza di, mettiamo, edificio. Qua vediamo, mettiamoci anche un distinct, giusto per vedere che i risultati siano unici, 29 risultati di edifici a Pisa. Ma se io includo anche le sottoclassi per fare questo, allora se io scrivo semplicemente così, slash WDT P279, includo solo le sottoclassi di primo livello, quindi le sottoclassi dirette, e già vedremo i risultati salire, perché i risultati salgono a, ci mette anche di più, ovviamente. La query diventa abbastanza più pesante perché Wikidata deve indagare tutte le sottoclassi e saliamo già a 80. Quindi vedete che cambia già di tanto il risultato. Ma se io includo tutte le sottoclassi, per fare questo devo aggiungere un asterisco che rende la ricerca delle sottoclassi ricorsiva, faccio ripartire la query diventa molto più lenta, ovviamente, però credo che ce la faccia in 60 secondi. Ma lo scopriremo presto. Da 80 mi aspetto come minimo che raddoppi ulteriormente. E sarà una sorpresa interessante. Tanto dopo 60 secondi da timeout, quindi diciamo, non attenderemo più di un minuto. Questo vi dà anche l'idea di quanto diventi più pesante fare una query sulle sottoclassi, giusto per capirci. Ecco, 304. Quindi siamo passati da, se ben ricordo, 19 senza le sottoclassi, a 80 con le sottoclassi di primo livello, a 304 con tutte le sottoclassi. Ovviamente, appunto, includere tutte le sottoclassi, vedete che ha anche tipo raddoppiato il tempo in cui la query si è svolta, e quindi se ci sono delle sottoclassi inutili di edificio, questo, oltre a darci risultati di troppo, rallenta anche la query. Spero che questo renda chiaro perché è importante, appunto, avere un albero delle sottoclassi, avere un'ontologia, nel senso che stiamo attribuendo un'ontologia, curata nel migliore dei modi, cosa per niente facile. Vediamo quindi adesso quali sono i principali problemi dell'ontologia, e qui ne ho selezionati soltanto alcuni. Ma c'è ampia bibliografia in merito, al momento tutta in inglese, su questi problemi. Ci sono due presentazioni, che vedete questi due PDF qua,
E ci sono anche due articoli scientifici che hanno una prospettiva più di carattere informatico, però interessanti su i problemi dell'ontologia di Wikidata. Le cose più facilmente leggibili sono sicuramente queste due presentazioni che mi sento di consigliare, sono molto chiare, e da queste due presentazioni attingo quanto segue. Allora, lista dei problemi dell'ontologia di Wikidata. I nomi usati in queste presentazioni sono quelli in inglese. Le traduzioni sono mie, le traduzioni sono mie, non le vedete usate altrove. Parte 1, abbiamo gli slittamenti semantici, una serie di difetti strutturali, di cui qui vedete alcune tipologie, e poi vedete ulteriori problemi in questa seconda parte. Ora, ognuno di questi richiederebbe la stessa presentazione di oggi, quindi diciamo, quello che farò sarà semplicemente mostrarne alcuni, poi se vi interessa approfondire ognuno di questi, potete fare riferimento a queste prime due presentazioni che sono qui elencate e che li spiegano ottimamente anche con immagini, schemi e quant'altro. Vediamone alcuni. Lo slittamento semantico, lo semantic drift. Questo è un problema molto interessante che accade quando la transitività della sottoclasse crea problemi. Vale a dire, io faccio una serie di relazioni di sottoclasse che sono di per sé accettabili, ma se poi vedo tipo la catena delle sottoclassi su 5-10 livelli, mi trovo con cose assurde. Questo accade perché a un certo punto, ad esempio, inserisco una relazione che non è sempre vera e questo mi crea problemi. È più facile vederlo con uno schema, però, se io a un certo punto, dico che, pensando un esempio sul momento, dunque, un lago sottoclasse di specchio d'acqua, uno specchio d'acqua è sottoclasse di massa d'acqua, perché massa d'acqua può essere anche un fiume, per dire, la massa d'acqua è una sottoclasse di oggetto geografico. Se io poi ho questa relazione, vuol dire che tutti i laghi sono oggetti geografici. E questo può, in teoria non dovrebbe creare problemi, però se io per dire ho che lago immaginario è sottoclasse di lago, poi lago risulta essere in ultima analisi sottoclasse di oggetto geografico, giungo a dire che anche il lago immaginario è un oggetto geografico. Questo potrebbe essere un problema per dire, quindi si riflette se è un problema o meno, e poi si cerca di aggiustare l'albero delle sottoclassi in modo che questa cosa non accada. Ora, questo è un esempio un po' tirato per i capelli, ma di esempi se ne possono fare tanti e basta indagare un pochino per scoprirne. Lo strumento che appunto si usa per scoprire questi problemi è il Graph Builder, e lo vedremo alla fine di questa presentazione. Altri problemi. Questi qua sono problemi molto semplici e tanto semplici quanto, diciamo, problematici, nel senso che comunque fin tanto che ci sono, inquinano notevolmente l'ontologia. Cicli A sottoclasse di B, B sottoclasse di A, punto esclamativo perché è una cosa orribile, cioè non dovrebbe accadere in alcun mondo possibile, ma accade. Idem. A sottoclasse di B e istanza di B, questo è sempre errato. Se voi trovate un elemento in cui c'è, che so, sia istanza di genere letterario, sia sottoclasse di genere letterario, uno dei due è sicuramente errato. Quindi anche questi casi sono casi sicuramente errati. Casi di ridondanze, anche questi esistono. Se io scrivo, esempio banale, se io ho che filologo classico è sia sottoclasse di filologo, sia sottoclasse di studioso di materie umanistiche, ma al tempo stesso filologo è già sottoclasse di studioso di materie umanistiche, io sotto filologo classico dovrei avere soltanto sottoclasse di filologo, non dovrei avere anche sottoclasse di studioso di materie umanistiche, perché quello è già presente a livello superiore e quindi è ridondante. Stessa cosa, se io ho Chiesa di San Giorgio, che è istanza di edificio religioso, istanza di chiesa,
è ridondante perché la chiesa è sottoclasse di edificio religioso e quindi la chiesa di San Giorgio dovrebbe avere soltanto istanza di chiesa e non anche istanza di edificio religioso perché è ridondante. Anche di questi casi se ne incontrano tantissimi. Ambiguità concettuali. Questo è un problema estremamente, diciamo, difficile da risolvere, che però merita di essere menzionato perché almeno a livello di riflessione è molto interessante. Se io ho un elemento che mischia due aspetti, anche strettamente legati, ma su piani diversi, di un medesimo concetto, posso giungere a dire cose problematiche. Ad esempio, il tipico caso è un luogo e un'organizzazione. Se io ho lo stesso elemento per la biblioteca in quanto ente, per la biblioteca in quanto edificio, poi se io attribuisco, ad esempio, a questo elemento una data di fine, a una certa data, non è chiaro se la data di fine è che è stato demolito l'edificio o che la biblioteca è stata abolita. E casi del genere. Lo stesso varrebbe per la data di fondazione e per tanti altri aspetti. Anche che so, se io ci metto il luogo in cui sta, non si capisce se è il luogo dell'edificio o la sede legale, cioè. Ci sono una serie di motivi per cui bisognerebbe, per quanto possibile, separare i diversi piani concettuali. Al tempo stesso è vero che, siccome questa separazione in generale nei database che Wikidata usa anche come sue fonti non viene fatta, introdurre separazioni concettuali che pure sarebbero molto utili sotto vari punti di vista può essere problematico sotto altri, ad esempio perché appunto perdi una corrispondenza uno a uno con i database a cui fai riferimento. Per cui, ecco, bisogna sempre cercare di bilanciare accuratamente i pro e i contro di una maggiore specificità e di invece tenere insieme cose che sono comunque strettamente legate. Però, ecco, bisogna anche sapere che tenere assieme queste cose può anche creare problemi, in particolare, appunto, violazioni di vincoli, confusione e così via. Anche la modellizzazione incoerente è un problema, di questo ho parlato più estesamente in un saggio abbastanza lungo, di cui trovate anche la mia presentazione in inglese, quindi non mi soffermo su questo punto, però ecco, questa è un po' la casistica di prima, che è una casistica poi che non riguarda soltanto la modellizzazione delle sottoclassi, ma riguarda più in generale Wikidata e più in generale qualunque database. Vale a dire, se io in un gruppo di elementi metto ad esempio il caso di prima, anche se non parliamo più di ontologia in senso stretto, ma se io in un gruppo di elementi metto occupazione sindaco e in un altro gruppo di elementi metto carica ricoperta sindaco, poi mi serve una query molto complessa che cerchi i sindaci codificati in questi due modi diversi, che non è ottimale. E non è ottimale soprattutto perché qualcuno potrebbe non sapere che sono codificati in entrambi i modi, cercarne soltanto uno e pensare di avere in mano tutti i casi, quando in realtà ne hai in mano soltanto alcuni. Quindi, per quanto non sia facile, bisognerebbe far sì che dati simili vengano codificati sempre in modo uniforme, altrimenti c'è il rischio che qualcuno si perda qualche dato. E comunque su questo problema ho scritto ampiamente in questo saggio, di cui trovate anche poi la registrazione di me che lo presento 2 anni fa. Passiamo quindi a una parte pratica, ossia trovare e risolvere i problemi, con ovviamente pazienza e coraggio che in questo ambito sono particolarmente necessari. Allora, la parte più facile è trovare i problemi sono molto diffusi, quindi se prendete degli elementi a caso e provate a guardare un po' tipo gli elementi attorno, potreste tranquillamente trovare dei problemi più o meno facili. Quello che io consiglio innanzitutto è ovviamente lavorare su un ambito, un settore che conoscete bene, perché diciamo notare problemi e soprattutto risolverli è più facile su ambiti di cui avete conoscenza, quindi magari diciamo non sulla fisica nucleare se non avete studiato fisica, oppure sulla fisica nucleare se avete studiato fisica. Ecco, cosa banale, però ovviamente diciamo. Siccome poi l'ontologia di Wikidata è molto intricata, meglio andare su un ambito che si conosce perché si capisce meglio come muoversi. Ma passando a cose pratiche meno scontate,
Allora, l'aspetto secondo me più importante e forse diciamo meno ampiamente noto, ma ecco, importante da conoscere se si lavora con Wikidata, è che gli elementi di Wikidata, specie gli elementi concettuali, sono elementi che spesso non sono del tutto coerenti in se stessi. Quindi l'aspetto fondamentale innanzitutto è capire qual è il concetto che l'elemento rappresenta, controllando tutte le varie parti, ossia le dichiarazioni, cioè i dati strutturati, gli identificativi, i citelink, vale a dire in particolare le voci di Wikipedia, e il term box. Quando parlo di term box intendo etichette, descrizioni e alias, che sono poi in varie lingue, quindi ovviamente almeno le lingue che conoscete e le altre, se si capiscono, ok, e se no, Google Traduttore oppure lasciar perdere. Però ecco, capita spesso che, ad esempio, nell'elemento ci siano alcuni identificativi che in realtà riguardano un concetto simile ma diverso, oppure alcuni alias che riguardano un concetto simile ma diverso. La prima cosa da fare è individuare queste parti non coerenti, rimuoverle. E se possibile, non soltanto rimuovere da questo elemento, ma cercare l'elemento a cui veramente pertengono e aggiungerle di là. Perché così, una volta che sono aggiunte di là, nel caso in cui qualcuno per un qualunque motivo improbabile le riaggiungesse di qua, otterrebbe un messaggio di errore che dice: guarda che ci sono anche in quell'altro elemento. E verosimilmente in questo modo si accorgerebbe dell'errore e non lo farebbe. Quindi, diciamo, è importante, se trovate cose che non pertengono all'elemento A ma all'elemento B, non solo togliere da A, ma anche aggiungerle a B. Questa è una mossa preliminare fondamentale che aiuta a fare ordine per poi effettivamente agire. Dopo che avete fatto ordine, ovviamente cose utili: aggiungere identificativi, in particolare vocabolari controllati, sempre molto utile, e soprattutto anche controllare la coerenza della sottoclasse, sottoclasse D appunto è P279. In particolare vedendo ciò che c'è nei vocabolari controllati e cercando di capire se ciò che c'è in Wikidata è totalmente campato in aria oppure se invece è simile a quello che dicono i vocabolari controllati e allora ha senso di stare lì. Ecco. E ovviamente vedere anche l'uniformità dei concetti simili, e questo si vede col graph builder. E poi appunto vedremo il graph builder. Quando poi volete non soltanto sistemare l'ontologia di Wikidata, ma anche legare ad essa uno o più vocabolari controllati, abbiamo degli ulteriori consigli e abbiamo anche un progetto in corso con il nuovo soggettario, per migliorare appunto l'interconnessione con Wikidata. Allora, cosa fare? Innanzitutto, diciamo, bisogna essere consci, come ho già detto, ma lo ripeto, che in Wikidata spesso l'elemento che vi trovate di fronte non è del tutto coerente in se stesso, e che quindi la prima cosa da fare è verificare che l'elemento sia coerente e, se non lo è, cercare di renderlo coerente. Dopo che avete fatto questo, controllare appunto che il valore della sottoclasse sia ragionevole, anche confrontandolo con quello del vocabolario controllato che avete sott'occhio, cercare di migliorare la sottoclasse, cercare di migliorare etichette, descrizioni e alias, almeno in italiano e in inglese, poi se ci riuscite anche in altre lingue, ma almeno in italiano e in inglese, e nel caso in cui invece non troviate un elemento a cui abbinare l'ID della vostra scheda nel vocabolario controllato, se non lo trovate, controllate bene nell'ontologia, sempre usando il graph builder, che per caso l'elemento non esista, ma con soltanto un'etichetta, una descrizione in una lingua che non vi è nota. Perché ovviamente, per quanto voi possiate cercare per stringhe in Wikidata, se l'elemento ha soltanto una etichetta in macedone oppure in thailandese, per quanto voi cerchiate per stringa, non lo troverete mai. Però, se quell'elemento è stato correttamente legato nell'ontologia alla cosa immediatamente superiore, voi tramite l'ontologia potete trovarlo
e potete poi con Google Traduttore capire che c'è, sistemarlo un attimo e aggiungergli ciò che vi serve. Perfetto. La presentazione in linea di massima finiva qua, perché qua c'è una raccolta di link utili. A questo primo link trovate una serie di cose che io ho raccolto. Qui trovate una mia presentazione di 2 ore in inglese, una mia presentazione di 2 ore in italiano, anche più marcatamente pratica. E poi ecco, questo è l'importante link alla pagina di riferimento del progetto che abbiamo in corso col nuovo soggettario. Questa magari la apro e la mostro un attimo. Progetto che appunto abbiamo in corso per ovviamente il nuovo soggettario già link a Wikidata e Wikidata già link al nuovo soggettario. Tuttavia, questi link hanno una serie di problemi che si sono anche accumulati nel corso del tempo. E quindi questa pagina, diciamo, sta raccogliendo alcuni materiali, poi insomma funge un po' da pagina di coordinamento per, diciamo, appunto, provare a migliorare, da un lato a migliorare i collegamenti esistenti, quindi qua trovate anche alcune indicazioni operative su come agire in Wikidata, e anche alcune divergenze, diciamo, nei modi di Wikidata del nuovo soggettario. Di diciamo classificare i concetti. Trovate alcune query per trovare problemi da risolvere, perché abbiamo tanti problemi da risolvere su cui stiamo lavorando. Pagine utili, strumenti, ovviamente trovate il link al Graph Builder, perché il Graph Builder è ovunque. E presto ci sarà anche un articolo riguardo a questo lavoro in corso che abbiamo scritto con Elena Cencetti ed Elisabetta Viti. E presto uscirà questo articolo prima di fine anno in italiano che darà anche, diciamo, maggiore contesto su questo lavoro e che appunto così darà anche maggiore documentazione per il futuro. Su questo comunque c'è anche una presentazione di giugno che posso usare per aggiungere qualcosina, è giusto pochi minuti, che è stata appunto usata a giugno a Firenze. Quindi volevo in particolare mostrare, okay, le tappe fondamentali. Il nuovo soggettario ha cominciato già nel 2007 a linkare a Wikipedia in italiano. Wikipedia in italiano e Wikidata hanno cominciato a linkare invece nel 2013 e dal 2023, molto importante, trovate anche link dal nuovo soggettario verso Wikidata che stanno crescendo molto velocemente grazie a questa collaborazione. Qui vedete dove si trovano i link nel nuovo soggettario, qui c'è Wikipedia e qui in un campo apposito c'è Wikidata. Vedete invece dove si trovano su Wikipedia in italiano, che ovviamente li legge da Wikidata, quindi nel box controllo di autorità c'è il link al nuovo soggettario. In Wikidata c'è una proprietà apposita, Thesaurus BNCF. I numeri, abbiamo dei buoni numeri. In particolare, vedete, dal nuovo soggettario a Wikidata siamo, anzi, eravamo a giugno 24, quindi ormai saremmo già, credo, oltre i 13.000 dal nuovo soggettario a Wikidata, oltre 17.000 da Wikidata al nuovo soggettario. C'è anche un lavoro in corso per verificare i link che non sono reciproci, in particolare i link che vanno da Wikidata al nuovo soggettario, ma non ancora dal nuovo soggettario a Wikidata e per renderli reciproci, quindi anche qui lavoro in corso. Questo si sa, e penso poi qui trovate, ok, alcune i benefici ovviamente, i benefici per il nuovo soggettario, che sono abbastanza scontati, ovviamente da Wikidata si possono trarre moltissime informazioni e Wikidata ha tanto bisogno del nuovo soggettario, in particolare per appunto la revisione dei legami gerarchici e anche per sistemare etichette e descrizioni in italiano che spesso sono ampiamente perfettibili. I lavori in corso in particolare stanno concentrando sui casi sostanzialmente di corrispondenza non biunivoca, quindi i casi di link due Wikidata a uno nuovo soggettario oppure due nuovi soggettari a uno Wikidata. Questi sono i casi su cui stiamo lavorando e che appunto vedete da questa slide. Ci sono eccezioni, eh? In alcuni casi queste casistiche che vedete con la X, in alcuni casi possono essere ok. Ma sono una minoranza di casi, nella gran parte dei casi sono invece ca cose da risolvere, quindi si sta lavorando su questo. Poi qui vedete un'esemplificazione veloce, ad esempio, appunto, il nuovo soggettario scinde le occupazioni al maschile e al femminile, Wikidata quasi sempre no, e quindi in questi casi
si tengono uno a due, uno Wikidata a due nuovo soggettario, però ecco, nella gran parte dei casi, ad esempio, scusate, in questo caso cubismo di Wikidata deve linkare soltanto a cubismo, mentre scultura cubista è stato già spostato sull'elemento di Wikidata di scultura cubista, ovviamente. Ci sono tanti casi come questi ancora da risolvere. E con questo direi che si può passare a una parte pratica, ma se ci sono domande, magari prendiamo già qualche domanda adesso più generale e poi adesso mostriamo invece il graph builder. Ok, domande? Anche allora, guardo, c'è un messaggio in chat, vediamo. Carichiamo sulla pagina di Vmab la registrazione dell'incontro delle diapositive. Verissimo, corretto, è quello che faremo. La presentazione già stasera e invece il video, diciamo, entro una settimana circa, più o meno. Domande? Comunque mi avete sentito? Credo. Tutto tace. Mi pare che sia stato tutto molto chiaro per adesso, Camillo, Grazie. quindi penso Il che il tema era fatto che non siano complesso, quindi non era domande scontato. sia dovuto a quello. Ottimo. Allora, mostriamo qualche esempio. Ora, gli esempi possono, scusate, gli esempi possono spaventare, però diciamo, perché appunto l'ontologia di Wikidata, quando abbiamo visto 4 milioni e 2, è un po' grandina, quindi diciamo può essere difficile da gestire. Però allora, l'esempio che mi ero preparato in realtà era, allora, innanzitutto questo è il graph builder. Il graph builder ha questo link, lo trovate anche da Google facilmente, se cercate Wikidata graph builder lo trovate. Sulla home page l'interfaccia è molto semplice, vedete anche una serie di esempi, peraltro il graph builder si può usare non soltanto per studiare l'ontologia, ad esempio si può usare un po' anche per alberi genealogici, giusto per mostrare questo Parents of Nikita Mikhailov, giusto per vedere, vi mostra un albero genealogico, che voi vedete un po' così, ma poi si può ingrandire ed è bellissimo in realtà. Vi mostra tutte le relazioni di padre e figlio di Nikita Mikhailov risalendo molto indietro nel tempo e quindi appunto si può usare anche per alberi genealogici e cose del genere. Quello che noi faremo sarà usarlo, diciamo, i principali usi sono proprio indagare l'ontologia e indagare alberi genealogici. Per alberi genealogici ci sono anche altri tool appositi che ad esempio evidenziano per genere, quindi fanno cose più approfondite. Però appunto invece per l'ontologia questo è lo strumento migliore. Quindi se già esplorate gli esempi, ovviamente avete già una buona comprensione di come funziona. Comunque l'interfaccia è tutta questa qua a sinistra. Potete passare la lingua, ad esempio sull'italiano, sostanzialmente la lingua significa la lingua in cui poi voi andate a cercare le etichette in Wikidata. Quindi, ad esempio, se io ho italiano, qui cerco sotto classe D, per dire. Tanto, se fate l'ontologia, la proprietà che metterete qua sarà sempre sotto classe D. Elemento radice è l'elemento che vogliamo indagare. Ora, quello che io mi ero segnato era politica linguistica, perché non era particolarmente spaventoso. Quindi, politica linguistica è l'elemento che vogliamo indagare. Se io faccio build, a questo punto cosa fa? Lui mi dice, questo è estremamente, in questo caso è estremamente lineare, una delle cose più lineari che potevo trovare. Allora, politica linguistica è sottoclasse di policy. Policy lui me lo mostra così perché evidentemente l'etichetta in italiano è policy. Sì, policy è attualmente l'etichetta in italiano, il che non vuol dire che non si possa modificare, però appunto attualmente è policy. Quindi, politica linguistica è un tipo di policy. La policy è un tipo di opera, l'opera è un tipo di entità artificiale, l'entità artificiale è un tipo di oggetto e l'oggetto è un tipo di entità. Lo si può visualizzare così, oppure se voi andate qui nei settings, così siamo su force directed, se voi mettete ad esempio top to bottom, lo potete visualizzare top to bottom. Oppure, beh, sostanzialmente tutti e quattro i punti cardinali, cioè top to bottom, bottom to top, cioè giù, left to right e right to left. Potete fare tutte le possibili varianti. Io di solito uso o force directed, che è così, oppure top to bottom. Ecco. Mettiamo top to bottom. Ok. Forward, quindi forward vuol dire che va dal particolare al generale. Tutta l'ontologia di Wikidata dovrebbe avere come top entità.
Quindi tutto deve arrivare a entità. Per cui forward vuol dire andiamo dall'elemento che hai selezionato, dall'elemento radice, fino a entità. Per contro, reverse vuol dire che andiamo dall'elemento radice alle cose più specifiche. E quindi abbiamo singoli esempi di politica linguistica. E vedete, appunto, questa è la visualizzazione top to bottom. Se invece prendiamo force directed, viene tipo così. In alcuni casi force directed è più comoda, in altri è più comoda top to bottom, o una delle altre. A seconda dei casi scegliete quella che è più comoda. Questo shortcuts color, che attualmente è nero, ma potete colorarlo in un modo che volete, vi evidenzia i legami superflui. Adesso, se io lo rimetto su top to bottom, per dire. Vedete questo legamino rosso? Quebec Language Policy è sia sottoclasse di Language Policies of Canada's Provinces and Territories, ma è anche direttamente sottoclasse di Language Policy. E questo sicuramente non va bene perché è ridondante. Per cui, per dire, prima cosa che si può fare, cosa banalissima, questa è una ridondanza, si va e si stralcia via, scusate, si stralcia via questo. Poi, già che ci sono, Quebec Language Policy, c'è questo bellissimo link all'enciclopedia canadese che posso anche aggiungere, già che ci sono. Così, già che ci siete, migliorate ulteriormente l'elemento aggiungendo un identificativo. Perfetto. E quindi questo va bene. Ma la cosa, ecco, poi giusto per mostrare, se voi selezionate bidirectional, quello che ottenete è che vi mostra sia i livelli sotto sia i livelli sopra, come potreste immaginare. Vale a dire, vi mostra sia i livelli qua sotto, peraltro non capisco perché mostri due di questi link, cosa che mi inquieta leggermente, scusate, aspettate che apro politica linguistica per vedere perché, non lo so, vabbè, non so perché mostra il link due volte, ma questo no, non vi deve intimorire, e niente, quindi questo è bidirectional. Se poi volete far sì che non vi mostri, che vi mostri soltanto alcuni livelli dell'ontologia, potete qui in iterations scrivere ad esempio 1, con iterations 1 vi mostra soltanto un livello in su e un livello in giù. E come potrete immaginare, se io incremento 2, mi mostra due livelli in su e due livelli in giù e così via. Size property, in questo momento ci serve poco, però se io vi mostro adesso. Potrei mostrarvi un esempio banale. Se io prendo, anziché politica linguistica, prendo filologo classico. Ok, teniamo iterazioni a 1 per dire. E metto size property occupazione. Lui mi renderà i vari pezzettini più grandi o più piccoli a seconda di quante volte sono usati, ad esempio, come valore di occupazione. Quindi se io faccio così. Funziona soltanto col force directed size property. Quindi se io questo adesso lo passo sul force directed, vi mostra che filologo classico è usato da 7630 elementi come occupazione, latinista da 1000, grecista da altri 1000, classicista da 2000 e filologo da 17000. Quindi vi dà un'idea di quanto questi elementi sono usati. Giusto per. Quindi size property serve a questo e funziona soltanto sul force directed. Però ecco, è utile, poi ad esempio, se io qua tolgo le iterazioni, quindi li visualizzo tutti, potrei aver fatto una cosa che suscita spavento, perché adesso il fatto che carichi a lungo vuol dire che sta caricando tanti elementi. Ecco, va bene. Allora, qui vedete che praticamente ha caricato tutta l'ontologia salendo, ok, quindi filologo classico, classicista, filologo, peraltro classicista è sia storico sia studioso delle scienze umane e questo ovviamente crea una ridondanza, vedete che qui c'è la freccia rossa che indica una ridondanza che andrebbe risolta e peraltro scopriamo che ogni classicista è uno scienziato, cosa che potrebbe, diciamo, essere opinabile, nel senso che a seconda del significato che noi attribuiamo a scienziato, cioè se noi attualmente facciamo una ricerca in Wikidata per scoprire quali sono gli scienziati nati a Pisa,
ci becchiamo anche i grecisti e i latinisti, che può essere corretto o non corretto a seconda, diciamo, del punto di vista. Poi uno li può anche escludere esplicitamente dalla query, però se uno non lo sa che vengono fuori, non pensa nemmeno a escluderli. Se invece uno lo sa, allora poi può pensare magari di escluderli a seconda, diciamo, della sua opinione sulla correttezza di questo dato. Se io questo lo visualizzo con top to bottom, per capirci, viene fuori così. E quindi spesso top to bottom comunque è più chiaro, però ecco. Entrambe le visualizzazioni hanno i loro pro e i loro contro. Ora, se io voglio, ecco, questa roba qua per dire, questa qui sono le sottoclassi di politica linguistica, no? Andando su di due livelli, ma togliamo pure questa limitazione, facciamoci tutte le sottoclassi verso l'alto, rimettiamo un attimo il reverse, perfetto. Allora, abbiamo tutte le sottoclassi di politica linguistica, vedete. Consultarle da qui non è comodissimo. Una cosa molto comoda è andare qui su Tools e cliccare su Wikidata Query Service. Questo vi dà la query equivalente, che è molto comoda, perché poi se io faccio andare questa query, vi dà comunque questo grafico che è abbastanza illeggibile, cioè è peggiore di quello del Graph Builder, ma basta che voi togliate, scusate. Basta che voi togliate questa prima riga e anziché un grafico vi darà una lista molto più leggibile. Quindi, se volete lavorare su una lista, la cosa migliore è fare così, poi magari ve la ordinate per etichetta e avete questa lista. Ora, il dubbio che viene consultando questa lista, e voi vedete ad esempio una serie di language policy in Belgium, in Denmark, in Finland, in France, in Israel. Ora, questa serie di elementi dovrebbero essere sottoclasse o dovrebbero essere istanza? Questa è una domanda più interessante perché appunto, mentre ad esempio se noi scendiamo un pochino, possiamo dire che il purismo è un tipo di politica linguistica, questo è abbastanza sicuro, cioè, oppure anche che so, linguistic unification, l'unificazione linguistica, che peraltro non ha etichetta in italiano, quindi possiamo anche andare ad aggiungere etichette mancanti, che è sempre utile, qui possiamo aggiungere unificazione linguistica. Queste sono sicuramente sottoclassi di politica linguistica, perché poi potrei avere, che so, un elemento che è istanza di unificazione linguistica, no? Ad esempio, che so, unificazione linguistica dell'Italia, boh, potrebbe essere istanza di unificazione linguistica, ma tutti questi casi invece di, che so, language policy in Sweden, per dire, secondo il mio personale punto di vista, è più dubbio se sia un'istanza sottoclasse, cioè potrebbero anche essere intesi come che la politica linguistica in Svezia è una singola politica linguistica e in questo caso dovrei mutare da sottoclasse D a istanza D e così questi elementi uscirebbero dall'ontologia, perché sarebbero semplicemente istanza D e non avrebbero sottoclasse D. Perché appunto la domanda che mi devo porre è: io posso avere un elemento che è istanza di politica linguistica in Svezia? Perché se io intendo che nessun elemento può essere istanza di politica linguistica in Svezia, allora questo deve essere istanza D. Se invece io intendo che ci possono essere elementi che sono istanza di politica linguistica in Svezia, allora questo è corretto. Quindi questo per dare un'idea della riflessione. Ora, ad esempio, questo New Literature Movement, per dire, questo qua suona tanto di singola politica linguistica. Se io vado a vedere, ora questo purtroppo è soltanto in giapponese e in cinese, però insomma, con l'aiuto di un traduttore scopriremo che questa cosa è, prima deve capire che è giapponese, scusate che gli faccio capire che è giapponese. Allora, selezioniamo giapponese in Google Traduttore. Allora, questa rivoluzione non lo traduce, traduce, non traduce l'incipit, per qualche motivo non traduce l'incipit, però comunque si traduce soltanto alcune parti, però vedete che comunque è Cina negli anni 10, cioè questa qui sembra proprio una singola politica linguistica.
Quindi quello che io farei in questo caso sarebbe sicuramente modificare questa sottoclasse di in istanza di, e lo stesso anche per riforma linguistica. Cioè questa non è un tipo di riforma linguistica, non è che ci può essere un elemento che è istanza di New Literature Movement. Questa qua è un singolo caso, quindi in questo caso è sicuro che non bisogna usare sottoclasse di, ma che bisogna usare istanza di. E quindi quello che farò sarà modificare queste due sottoclassi di in istanza di. E vedete, è diventato istanza di. E quindi questo era sicuramente un errore. Su altri casi ci può essere maggiore incertezza, tipo anche, beh, questo qua suona tanto una lingua, è infatti Tamil, però vedete, questo qua è uno specifico movimento del XX secolo, quindi anche in questo caso c'è già istanza di movimento. Questo qui poi lo hanno messo come sottoclasse di purismo del Tamil, però, cioè, sottoclasse, ribadisco, si usa soltanto se ci possono essere altri elementi che in linea di principio possono essere istanza di questo. Siccome questa è una singola entità, anche qui bisogna passare questo purismo da sottoclasse a istanza. Se invece vogliamo vedere qualche esempio di errore tipico dell'ontologia, una cosa facile che si può fare è vedere gli elementi che sono sia istanza sia sottoclasse della stessa cosa. Quindi, ad esempio, uso questo diverso query service che forse non conoscete. Questo query service è fatto dall'Università di Friburgo in Brisgovia. Lo vedete, questo indirizzo è culever.cs.unifriburg.de. Permette di fare query che sul query service normale di Wikidata andrebbero in timeout, però qui invece non vanno in timeout e quindi io ad esempio cerco elementi che sono istanza di X e sottoclasse di X. Scusate. Vediamo cosa viene fuori, ne vediamo giusto uno o due per farci un'idea. Vediamo anche quanti sono. Sono 1 milione. Mamma mia, non l'avrei detto. Sono un po' tanti. Scritta giusta la query, sì, sono 1 milione. Beh, ne vediamo uno o due, giusto per capire perché sono 1 milione, perché insomma questo mi inquieta leggermente. L'aorta, oh mio Dio. Dunque, l'aorta è istanza di arteria, ma è anche sottoclasse di arteria. Ecco, questo non dovrebbe accadere. Ora, io prima di intervenire su un elemento del genere, che comunque è piuttosto usato, dovrei fare un'indagine su come in generale sono modellizzate le vene e le arterie in Wikidata. Però, diciamo, la mia impressione personale è che ci sia un problema, ovviamente, e che cioè, questa cosa non dovrebbe accadere e a mio parere l'aorta, perché qui non il punto è che qui non stiamo parlando di una singola aorta, di una singola persona. Stiamo parlando dell'aorta come concetto generale. Quindi, a mio parere, qui andrebbe tolto istanza di arteria e lasciato soltanto sottoclasse di arteria. Perché se fosse, che so, l'aorta del cane X, l'aorta della persona Y, allora sarebbe istanza di arteria. Ma siccome è l'aorta come concetto generale, secondo me istanza di è errato e andrebbe tenuto soltanto sottoclasse. Però, ribadisco, prima di intervenire su un elemento così importante e così utilizzato, mi faccio remora e al momento non lo faccio, ma servirebbe un'indagine ulteriore che penso sarebbe molto interessante. Prendiamo un altro elemento, giusto per vedere un altro esempio. Questo è un premio, Women Tech Global Award, che è istanza di riconoscimento e sottoclasse di riconoscimento. Ora, questo è un singolo premio. Quindi banalmente, sottoclasse di riconoscimento, no. È soltanto un singolo premio, come se fosse il premio Strega. Il premio Strega è un'istanza di premio letterario, non è una sottoclasse, perché è un singolo premio. E quindi, in questo caso, sottoclasse era. Ora, questi erano due esempi su 1.000, anzi, letteralmente su 1 milione. Però, diciamo, poi, appunto, se vi interessano casi in cui io spiego largamente come risolvere singoli problemi, li trovate in particolare in uno dei due video che ho linkato, in particolare questa presentazione di 2 ore in italiano. Questo qua è una cosa di un anno fa in cui io per 2 ore mostro principalmente la soluzione di singoli casi.
Quindi ecco, se volete esempi pratici li trovate soprattutto qui. A questo punto siamo esattamente a un'ora, anche se in realtà abbiamo cominciato alle 5:05, quindi sarebbero 55 minuti. Però io, diciamo, come panoramica generale, penso proprio di aver finito, quindi accetterei di nuovo domande se ci sono. Magari tolgo un attimo la condivisione schermo così vi vedo. Spero che sia di nuovo chiaro quello che ho mostrato anche alla fine nell'uso del Graph Builder. Peraltro sono ancora tutti partecipanti, quindi non ho spaventato troppo nessuno, che è Nessuno ha positivo. mollato, nessuno ha mollato. Tanto, molto interessante. Ma la spiegazione Quindi, anche Camillo, senti. del... Prego, prego, Ecco, Elisabetta. c'è una domanda. Allora, per quanto riguarda, diciamo, la valutazione di stanza e sottoclasse, come hai fatto vedere adesso, diciamo che per quelli che sono i concetti può aiutare il nuovo soggettario a Assolutamente. valutare, Assolutamente. diciamo, nella scelta di sottoclasse e stanza, anche perché stanze specifiche, diciamo, ci possono essere, per esempio, nel caso di un'arteria specifica, però nel concetto, diciamo, più generale Essendo che, delle arterie. esatto, essendo che è un concetto, non Infatti. dovrebbe avere istanza di arterie, non dovrebbe avere istanza di arterie, dovrebbe essere soltanto sottoclasse di arterie, quello è il problema. Infatti, Quindi quindi penso ci sia un ecco. problema più generale su termini anatomici che cercherò di indagare magari e poi probabilmente stralcerò una serie di stanze di troppo. Sì, dipende, va valutato anche in base alle Ovviamente. definizioni. Ecco, diciamo che comunque per quanto riguarda i concetti, il nuovo soggettario può essere un binario Assolutamente, guida. infatti appunto uno dei consigli che davo è proprio quello di quando si controlla un termine, una delle cose fondamentali è verificare che le sue sottoclassi anche istanze, soprattutto le sottoclassi, siano sensate e il modo migliore per fare questa verifica è confrontarsi con vocabolari controllati, perché sono diciamo la miglior fonte proprio per la modellizzazione, perché è chiaro che la persona può cercare anche intuitivamente di trovare un valore adeguato. Però ecco, la cosa migliore è confrontarsi con qualcuno che professionalmente l'ha già fatto e probabilmente quello è il suggerimento migliore per poi sistemare la cosa. Un aspetto però importante che discutevo anche con Elena ieri e che ha senso dire qui è che il concetto di broader term dei vocabolari controllati è un concetto generalmente più ampio di quello che Wikidata attribuisce sottoclasse di, cioè sottoclasse di implica che, ad esempio, tutti i filologi classici sono filologi, tutte le aorte sono arterie, ma nei BT spesso si ha anche casi che invece in Wikidata ricadrebbero sotto parte di, ad esempio, il BT di ora, qui dovrei ricordare un esempio, magari anche Elena può venirmi in soccorso se se ne ricorda uno, cioè il BT a volte di un vocabolario controllato non è tanto una cosa per cui Wikidata userebbe sottoclasse, ma è una cosa per cui userebbe parte di. Ora, io posso inventare un esempio fittizio del tipo capitello elemento architettonico è corretto, però ad esempio Abaco e Tempio greco, Abaco inteso se non sbaglio come parte del Tempio greco e Tempio greco, non so se è un esempio reale, però quello è un esempio in cui ovviamente non è che ogni Abaco è una sottoclasse di Tempio greco, perché questo vorrebbe dire che, diciamo, appunto, ogni Abaco è un tipo di Tempio greco. Invece l'Abaco è parte di Tempio greco, cioè è una delle componenti che compongono il Tempio greco. E invece, che so, Abaco è sottoclasse di elemento architettonico, ecco, giusto per dare un esempio effettivo. Quindi non sempre quello che è il BT di un vocabolario controllato può essere copiato nella sottoclasse di in Wikidata. A volte va invece posto come parte di, e bisogna fare attenzione a questa differenza perché anche questo può causare potenzialmente problemi. Camillo, se non sbaglio, diciamo, tutto questo si può applicare anche a un ambito Wikibase, vale a dire un ambito, diciamo, personale o comunque molto più limitato e definito di E su quello di questo posso anche fare un Wikidata. Ecco, bellissimo esempio, aspetta. la mia domanda, Vai. scusami, è
Se il graph builder si può poi applicare a un proprio Wikibase dove uno sta Attualmente, lavorando con attualmente no, ontologia, purtroppo no? no, è una domanda che Ok. mi è stata fatta, però si potrebbe farne un fork, cioè se qualcuno, il codice di Graph Builder è disponibile su GitHub, se ben Come si ricordo. vede? Certo, beh, è lì, ecco lì. Esatto, Se si fa un fork, lo si può farsi un Graph Builder proprio. cioè che basta che punti al tuo Wikibase. Esattamente. Dovrebbe funzionare in modo equivalente. E faccio giusto un Dovrebbe. esempio banale. Sì. Questo è un mio Wikibase cominciato che ha cominciato ad esistere circa 6 mesi fa ormai, e in questo Wikibase c'è ad esempio questa query che voi vedete che censisce esercizi retorici che hanno come personaggi degli uccelli. E com'è che riesce a fare questo? Giusto per mostrare che so, in questo esercizio retorico compare il gallo, in questo la cicogna. La taccola, c'è un tipo di uccello che si chiama taccola, l'aquila, l'oca, il cigno. Questa cosa si riesce a fare perché gli esercizi retorici sono ovviamente marcati con lo specifico tipo di uccello. Quindi qui, ad esempio, qui vedete che compaiono l'oca e il cigno e infatti sotto personaggi abbiamo l'oca e il cigno. Ma se noi entriamo in oca, vedete che l'oca è sottoclasse di uccello. E quindi poi la mia query, vi mostro la query di nuovo. Vedete che qui c'è in questo Wikibase P4 a istanza di e P5 sottoclasse di. Quindi questa query cerca tutte. No, aspettate. No, errore. Volevo guardare questo, pardon. P4 a istanza di, ed è vero, è P5 sottoclasse di. Però ecco, P25 è personaggio. Infatti, voi vedete, cerca tutti i casi in cui c'è il personaggio, eccolo qua, personaggio, che è esso stesso un uccello, cioè questo qua Q168 è uccello, oppure il personaggio è sottoclasse ricorsiva di uccello. E quindi, appunto, io posso anche nel mio Wikibase applicare lo stesso concetto, cioè io mi faccio un concetto, mi faccio i sottoconcetti e poi indago anche i sottoconcetti sulla base della mia ontologia, servendomi di E sottoclasse D. usando le query perché il graph builder non c'è salvo appunto fare il fork. Esattamente. Ottimo. Però, cioè, anche con una query, beh, d'altronde, appunto, questa query che abbiamo visto prima, che adesso si può ricavare di nuovo, questa query qua, chiedete a query service, questa qui, che non è altro che, appunto, la query di prima di tutte le sottoclassi di politica linguistica. Questa qui con i dovuti adattamenti si può anche passare sul mio Wikibase. Adatto la proprietà, cioè questa query qua, che è la query che poi usa il Graph Builder per visualizzare quello che mi fa visualizzare, è anche una query che io posso riadattare anche al mio Wikibase. Quindi io non posso usare il Graph Builder in sé che mi fa questa visualizzazione carina con le freccettine, eccetera. Però la query brutale la posso riutilizzare. Ed è efficace. Il fork del Graph Builder però non è soltanto puntare al tuo Wikibase, ma anche dargli tutte le proprietà che fanno classi, sottoclassi, eccetera, no? Ma quella in realtà, cioè, se tu lo fai puntare al tuo Wikibase, poi lui le legge. Cioè, d'altronde sei tu che Ah, gli dici, riesce a no, come si farlo. vede qua, sei tu che gli dici guarda la proprietà sottoclasse D. E quindi se tu lo fai puntare al tuo Wikibase sarà la stessa cosa. Sì, giusto. Quindi in realtà l'unica cosa da fare è fare Sì. il fork e fargli leggere, anziché Wikidata, fargli leggere il tuo Wikibase. Il che significa che il graph builder potrebbe essere adattato a questa necessità. Oppure, in realtà, anche lo sviluppatore stesso di Graph Builder potrebbe semplicemente aggiungere un campo in cui tu Esatto, selezioni o Wikidata, oppure, che un so, altro. metti tu come input un'istanza di Wikibase e potrebbe Esatto, funzionare perfettamente. a questo intendevo, sì. Sì, basterebbe aggiungere un campo in più in cui tu selezioni o Wikidata oppure gli dai come input una certa istanza di Wikibase. Assolutamente. Esatto. Sarebbe bello trovare Sarebbe chi è bello, e perché risparmierebbe chiederglielo. anche fatica e non penso sia una cosa così ad occhio, non dovrebbe essere così drammaticamente difficile. Ok. Comunque sì, in linea di massima abbiamo finito, però se ci sono domande io ho ancora tempo. Interrompo di nuovo la condivisione.
Ciao Camillo, Ciao. scusate ma non va la telecamera, la webcam. Com'è? Allora, io avevo fatto un po' di query per cercare, insomma, la struttura degli strumenti musicali. E ho visto che sia per gli strumenti musicali sia in generale per i generi c'è un po' di confusione al C'è molta solito, confusione, ma un distanza po' di ovunque. sottoclassi. Esatto, diventa anche un po' difficile poi fare le query perché ti Assolutamente. perdi qualche risultato sicuramente. Sempre. Sempre. Per quello che bisogna pulire l'ontologia pezzo per pezzo, se si riesce, se si può, se si ha tempo. Lavoro lunghissimo, però, cioè, se no le query non funzionano, banalmente. Più Esatto. che altro anche con le classi, soprattutto nel caso degli strumenti musicali, la difficoltà è riuscire a risalire l'albero, perché in alcuni casi magari trovi degli esempi specifici che sembrano essere a posto, quindi non lo so, trovi liuto e ti dice che è sottoclasse D della giusta classificazione del Esatto. liuto. Però ad esempio poi cerco chitarra elettrica e mi ritrovo istanza di tipo di strumento musicale oppure sottoclasse di cordofoni elettroacustici o chitarra. Io dico in questo caso il fatto che coesistano nello stesso elemento istanza di tipo di strumento musicale e sottoclasse della classe specifica è comunque un errore. Dici. Non so, perché Perché poi mi lì c'è suona anche più una simile riflessione all'esempio, cioè concettuale. effettivamente a me suona più simile all'esempio di prima di biologo, è un'occupazione ed è un tipo di scienziato. Così la chitarra è un tipo di strumento ed è una sottoclasse di cordofono. A me suona Quindi così. in questo caso è pertinente, cioè nel senso, Sì, non, secondo me questo è ok. corretto. Ok. Sì, perché ho detto, boh, sicuramente avrò bisogno di qualche suggerimento di No, no, questo secondo me è Camillo. corretto. Il punto è che potrebbe essere che altri cordofoni siano codificati in modo diverso, perché appunto un grosso problema che abbiamo è che magari diversi tipi di elementi adottano diverse codifiche, che ognuna delle quali sarebbe di per sé sostenibile con buone argomentazioni, ma che ovviamente, essendo che sono compresenti, è un problema, perché poi trovi solo un pezzo e non l'altro pezzo di risultati. Quindi appunto il problema da gestire è in questo caso sceglierne una e applicarla uniformemente, perché magari sono tutte legittime di per sé, ma ovviamente applicarle allo stesso tempo genera poi un problema che non va, perché ti trovi soltanto un pezzo di risultati se cerchi in un modo e un pezzo di risultati se cerchi in un altro. Sì, ok, infatti, va bene. Allora ti scriverò in caso perché Grazie. farò un lavoro di questo tipo, quindi Scrivetemi, vediamo non un sono po'. lavori facili, non sono lavori brevi, però ecco, scrivetemi perché appunto è interessante collaborare su queste cose. Grazie. C'è tanto da fare. Hello. Sì. Ciao. Ciao. Scusate, sono anche un po' malata oggi, quindi faccio in fretta. In realtà non era né una domanda né, però è un po' una considerazione perché cioè, a me sembra un po', questi problemi sembrano un po' irrisolvibili e intrinseci nel fatto che Wikidata in realtà è un database che ha molte fonti e che quindi in qualche modo, cioè ogni entità può essere vista da più punti di vista, no? Per cui è anche, io mi ricordo queste discussioni ai Wikisite di 10 anni fa. Cioè, ormai sono passati 10 anni e fu anche uno dei motivi per cui si iniziò a pensare alla confederazione di Wikibase. Cioè, perché in effetti, cioè, oltre a una questione tecnologica, no? Per cui più database sono più facilmente gestibili di un unico enorme database, eccetera, ma c'era anche proprio una questione che a un certo punto le ontologie di dominio diventano incompatibili sempre e se un oggetto sta in più di un'ontologia hai sempre questo rischio qui. Quindi uno dei motivi dell'idea della confederazione di Wikibase fu proprio quella, cioè ognuno si struttura la propria ontologia e poi dopo si trova il modo di far parlare Wikibase. Questo è sicuro. Altra Perché, cosa. cioè, perché se no mi sembra vero, cioè nel senso, giustamente se si può lavorare e migliorare la cosa, benissimo, però mi sembra un po' un problema che ci sarà sempre. Questo è sicuro, il problema è proprio, cioè l'entità del problema, cioè ovviamente diciamo
il problema ha un impatto reale sulle query. Quindi, ovviamente, migliorarlo entro certi limiti di fattibilità, che poi ovviamente, cioè, è chiaro che certe cose non possono essere risolte né definitivamente né in modo pienamente soddisfacente, appunto perché le fonti stesse, ad esempio, appunto, i vari vocabolari controllati usati come fonte, discordano. Però, ovviamente, diciamo, cioè, siccome in Wikidata abbiamo un insieme di entità e l'interrogazione di questa entità poi si basa pesantemente, come abbiamo visto prima negli esempi, sull'uso dell'ontologia, ad esempio, l'ontologia degli edifici, l'ontologia degli strumenti musicali, l'ontologia delle professioni e così via, è chiaro che migliorare entro limiti di fattibilità questa ontologia ha un impatto reale per migliorare l'usabilità di Wikidata. Quindi diciamo, è sicuro che non sia un problema pienamente risolvibile perché è un problema in parte strutturale e inevitabile, specie sull'ontologia apicale, la famosa top level ontology. Però, specie sui rami più bassi, si può fare molto per, diciamo, potare, ripulire, togliere ridondanze, cioè c'è molto che si può fare, anche se ovviamente appunto non tutto si può fare. Però l'idea di base sono d'accordo assolutamente. Non tutto si può fare. Grazie. Io direi che, visto che non ci sono altre domande, ci potremmo fermare qui anche perché inizia a uscire la gente, quindi Sì. Aveva così scritto chiudiamo. 18, non 18:30, per cui sì. Sì, Quindi siamo andati anche oltre il question ci time, siamo. c'è stato, insomma. Andiamo oltre sulla base dell'interesse.